da Fulvio Marino. A proposito, abbiamo detto, dalla pizza all'ananas al panino cubano. No, guardate, Laura, fammi un'inquadratura con questo panino, che è una roba... No, ma guardate che cos'è. Anche ti dico solo che questa è una salsina di burro e miele. Questo burro e miele? Burro e miele che gli ho già spalmato, ma che gli spalmiamo sopra. No, vabbè, ma... Che poi il panino, lo vorresti? Vuoi che te lo taglio? Ma che direi, Secondo me, io faccio così, un po' più piccola. Ma perché magari... adesso io parto a farti vedere il pane. Ma no, ma guardate che cos'è, cosa c'è dentro qui, la qualunque. C'è la qualunque, c'è del roast beef, c'è del prosciutto cotto, assaggialo. Adesso vi dico, no, vi dico se è buono, perché se non è buono non lo facciamo. Esatto, se non è buono non lo facciamo, vai, ci sono i cetriolini. Allora, mentre tu assaggi questa meraviglia di questo panino cubano che ha una storia pazzesca. Mamma mia, una colina. Paradisiaco. No, ma perché uno non deve commentare, deve... Mamma deve mia. Mangiare, taglio un altro pezzo, tutto là. Perché basta guardarmi. Io l'ho fatto, ma sono sincero, non l'ho ancora assaggiato. Lo devi. Ed è una roba pazzesca. Beh, partiamo dal pane, che dopo non vedo l'ora. Vai. Perché deve essere un panino bello morbido, bello godurioso, che avvolga molto bene tutti questi ingredienti. Quindi, ecco, andiamo a Cuba. Partiamo con la farina di grano tenero tipo 0, 4 grammi di lievito fresco di birra che andiamo a mettere direttamente nella nostra farina. Andiamo con l'acqua, sono 330-340 grammi di acqua totale. Il posto è molto semplice, il segreto di questo impasto è fondamentalmente lo strutto, no? Quindi questo grasso che gli donerà non soltanto la morbidezza, ma anche una friabilità pazzesca sulla crosta, che è molto sottile, ma che è perfetta. Guarda, per raccogliere... Guarda, vedo in questo panino, sento tutto quello che tu dici. Esatto, perché poi questi panini, per tradizione, spesso vengono anche poi ritostati in forno oppure in delle piastre. E quindi lo strutto rivive, no? Rivive durante la seconda piastratura. Perché poi ci sono dei... Questa roba farebbe resuscitare chiunque. Degli agrodolci pazzeschi, no? Che sono fantastici, no? I cetrolini, il miele, il burro, il roast beef, il prosciutto cotto. Anche l'impasto. Esatto, esatto. Poi ha tutta la stessa consistenza, no? Il pane deve avere la stessa morbidezza del prosciutto in un solo morso, no? È un po' il concetto dei panini. Ho impastato farina, acqua, lievito di birra. Una decina di minuti lo facciamo riposare, poi andiamo con il sale. E questo è anche un panino, un pane che non ha bisogno di troppa lavorazione, no? Possiamo prenderci non troppo tempo per impastare il pane, ma diciamo poi prenderci il nostro tempo per farcire effettivamente il nostro panino. Sì, vado perché? Piano piano con l'acqua. Sì, esatto. Deve essere fondamentalmente un panino molto semplice e a lievitazione diretta. Non dobbiamo fare lunghe lievitazioni, perché anche questa è una cosa importante. Quando noi facciamo, spesso diciamo, facciamo lievitare poco la pasta e quindi il pane non è buono. Ad esempio, per i panini, per farli diventare così morbidi e così facili anche da mangiare, paradossalmente non bisogna fare lunghe lievitazioni. Facendo lievitazioni corte, usando le farine giuste, noi abbiamo più morbidezza nel pane. Quindi spesso i panini sono più veloci da fare perché vengono più buoni. È una cosa importante questa. Quando Io sarà che amo i panini. Sì. Per me il panino buono è una delle cose. Ma poi c'è buone. Proprio uno studio su ogni panino. Certo. Se è fatto bene non è una cosa banale, non significa che... No, no, no. Anzi, è un grande piatto della gastronomia. In questo caso andiamo anche all'estero. Alla fine andiamo con lo strutto, vedi, io piano piano lo metto nel nostro impasto, impasto e lo faccio piano piano assorbire, e quando avrò un impasto bello liscio e omogeneo, io Anto lo faccio lievitare per 2 ore a temperatura ambiente, poi andiamo con la magia. Senti, io ti ho avanzato questo pezzettino perché lo devi assaggiare. Grazie, sei molto gentile, lo farò adesso. Devi farlo subito. Grazie, vado. Allora, casa mia, casa tua. Grande. Allora, panino cubano, siamo a Key West, vero? Esatto, siamo a Key West, adesso ti spiego anche il perché. Intanto abbiamo fatto il nostro impasto. Posso usare la tua acqua per lavarmi le mani? Quello che vuoi. Sai, ho cucinato. Esatto, bravissima. Allora, abbiamo fatto la nostra pasta del pane, fatta con farina di grano tenero, 500 grammi. Abbiamo messo 4 grammi di lievito fresco di birra, 335 ml d'acqua, 10 grammi di sale e soprattutto lo strutto, 50 grammi, che alla fine abbiamo, diciamo, fatto inserire all'interno del nostro impasto. Lievitazione, prima lievitazione, 2 ore. Ho messo l'impasto sul tavolo, lo inizio a dividere in 2 e poi in altre 2. Quindi facciamo 4 panini. Vado a fare una preforma, quindi delle palline rotonde, ma senza troppa attenzione, semplicemente per andare a ripiegare
la pasta su se stessa e dare un po' di forza. Quindi quando facciamo i panini spesso queste preforme si fanno, perché? Perché ci aiutano a creare la forma vera e propria. Quindi andiamo a metterle sulla nostra teglia e le facciamo riposare, perché non è una vera e propria lievitazione, per una ventina di minuti. Ma loro, vedi qua, si allargano un pochettino, sicuramente un po' lavorano. Fatto questo, che cosa facciamo? Andiamo a creare il nostro panino vero e proprio. Quindi andiamo sul tavolo e andiamo a crearci un filone. Quindi chiudiamo così e richiudiamo. Andiamo a crearci un filone, un filoncino leggermente allungato, che è pronto per l'ultima lievitazione. Quindi andiamo a piegare le nostre pezzature. Vedi che facendo prima la parte rotonda e poi dopo facendola riposare, andandola a ripiegare, diventa tutto più facile. Guarda qua. E le mettiamo in teglia. Le facciamo lievitare ancora per un'ora. Quindi ce l'abbiamo qua. A questo punto, un'ora naturalmente sempre a temperatura ambiente, io semplicemente con un coltello vado a fare un taglio in mezzo che poi si aprirà. E andiamo in forno a 230 gradi per 18 minuti. Mamma mia, tra l'altro questo panino cubano, no? Pazzesco, è nato a Key West, per cui brava, no, alla fine... è diventato famoso a Key West, perché adesso intanto che ti faccio il panino te lo spiego. Perché cosa succede? I lavoratori dei campi dove si faceva il tabacco, no? A Cuba, a un certo punto le piantagioni di tabacco si spostano a Key West, che è quest'isola bellissima, che devi per arrivarci... fare il ponte, quell'autostrada meravigliosa, la 1 è bellissima. Che è fantastico. Eccola, guardate, una roba meravigliosa. Io l'ho fatta. Si portano tanti il panino anni dietro. Fa, ormai non mi ricordo niente, però l'ho fatta. Allora, innanzitutto guarda questo pane, super croccante già adesso. Allora, che cosa facciamo? Burro, in questo caso mettiamo il burro da una parte sul pane caldo e dall'altra, quindi andiamo a spalmare di burro. Poi prendiamo la senape. Questo è un panino che le ha tutte, il dolce, burro, il senape. Facciamo senape qua, ed era proprio il cibo dei lavoratori, no? Pensa come si trattavano bene. Davvero. E adesso è diventato un panino, quelli che oggi chiamiamo gourmet, ma in realtà è un panino super godurioso. Poi andiamo a mettere i cetriolini. Io non sono un amante del cetriolo, no, però qua ma quando perfetti. C'è sottaceto mi piace tantissimo. Perché qui il sottaceto ci sta, perché da quella ci parte deve. Un po'... Guarda, io l'ho tagliato leggermente lungo perché mi piace. Poi andiamo, in questo caso, con della provola. Ce la mettiamo così. C'è tutto, guarda, c'è tutto. Prosciutto cotto. Mamma mia, tutto. Infatti quando lo mordi senti tutti questi ma sapori. Ma tu sembra che sia una cozzaglia di no, ingredienti. No, e no, e no. È tutto perfetto. È tutto perfetto. Questo è roast beef fatto. Roast beef. Glielo andiamo a mettere sopra, perché poi con la senape, il cetriolino. E roast beef ci sta. Il roast beef è pazzesco. Lo andiamo a mettere qua. Andiamo ancora a chiudere con questa provola. E sopra poi abbiamo la... No, vabbè. E poi lo riscaldi di poi nuovo. Poi che cosa facciamo? Guarda, io qua l'ultima cosa ho un no, semplicemente burro e miele. Esatto. Che guarda, riscoprire questa burro cosa burro e miele è una roba meravigliosa. Che bisognerebbe metterla su. Volete venire panini. A assaggiare o state lì a cuocere i wüste? Andiamo, guarda, in forno ancora un attimo. Anto. Ah, dobbiamo andare in forno. Ecco, infatti sì, te lo chiedevo. Perché adesso deve andare in forno un attimo, perché ho detto, sennò non si scioglie. Guarda che meraviglia, Io l'ho messo in forno adesso. Ho lasciato alfio friggere. Guarda, guarda. Meglio. E ci siamo, guardalo. Vedete? È stato in forno un attimo. In forno perché quel burro e miele si scioglie. Che si è sciolto. Fuori dal bordo. Lo tagliamo, guarda. No, ma capito che cos'è sto panino? Guarda che meraviglia, Anto. No. E adesso lo assaggiamo. Pazzesco. Mamma mia, guarda. Senti, però me ne lascio un pezzettino. Ma certo, Anto, guarda.